Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo maglioncino molto sportivo ma anche molto caldo che io ho deciso di chiamare maglioncino Lilly. Per poterlo realizzare io ho utilizzato due filati che trovate sul sito Uncinettando con i filati e sono il classico e l'acchiappasogni. Sapete che di entrambi i filati abbiamo tantissimi colori e potete sbizzarrirvi a fare come me, quindi unire due colori diversi ma che si abbinano benissimo tra di loro, o lavorare tono su tono se scegliete il blu. Potete scegliere l'ottanio del classico, se scegliete il verde c'è cioè il verde del classico, oppure potete unire diversi colori. Per quanto riguarda questa taglia, che è una taglia S, io ho utilizzato 500 grammi di questi filati, divisi in 200 grammi dell'acchiappasogni, 300 grammi della classico. Vi ricordo che entrambi i gomitoli sono da 50 grammi, quindi mi raccomando, taglia M, se lo volete fare uguale al mio, dell'acchiappasogni potete non andare a acquistare gomitoli in più perché io dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco, ma dovete andare a prendere almeno un 50, se non anche 200, un 100 grammi in più del classico. Taglia L, andate a comprare un gomitolo in più del acchiappasogni, 150 grammi in più del classico, quindi 3 gomitoli in più. Come vi ho detto, io ho lavorato sia con l'uncinetto del numero 6 che con l'uncinetto del numero 5. L'uncinetto del numero 6 mi è servito per fare la parte sotto del maglione perché non lo volevo troppo stretto ma neanche troppo largo, quindi l'ho fatto morbido, e col 5 sono andata a lavorare la parte superiore e le maniche. Sapete che io ho delle braccia molto corte, molto strette, quindi tendo a lavorare quindi a farmi delle maniche un po' più strette. La lavorazione è semplicissima. Abbiamo questo effetto diagonale sia qui sul corpo che qui sulla maglia. E io vi dico anche un'altra cosa: quando ho lavorato qui il corpo della maglia, ho unito un filo dell'acchiappasogni con un filo del classico, mentre le maniche le ho lavorate unendo tra di loro due fili del classico e il collettino che vedete qui, questo qui blu, l'ho lavorato con due fili dell'acchiappasogni. Dicevo, la lavorazione, questa lavorazione diagonale che vedete, si ottiene ripetendo sempre un giro che io ho ripetuto per tutto il corpo e per le maniche, mentre la parte superiore della mia maglia io ho preferito fare dei giri di maglie alte per dare ancora più movimento alla maglia, e giri di maglie alte sono anche il collo che ho fatto qui in alto. Detto ciò, anche questa lavorazione è veramente semplice, il maglioncino si realizza in poco tempo anche perché lavoriamo con degli uncinetti abbastanza grandi, ma vi posso assicurare che avrete poi un maglione bello caldo perché io in questo momento ho sotto un top ma non ho assolutamente freddo, anche se è un po' forata, il fatto che sia lavorato con due fili quindi tiene molto molto caldo. E se decidete di lavorarlo, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure se avete acquistato il filato presso la merceria Coleti o sul sito Uncinettando con i filati, potete anche taggarmi su Instagram dove mi troverete come Uncinettando con i filati o Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare, lavorandoli insieme, due filati, che sono l'acchiappasogni e il classico. Due filati, questo è 100% lana, questo invece è un mix tra 35% lana, 35% acrilico, 30% poliestere. E li lavorerò insieme. Questo perché voglio un maglioncino bello pesante, che mi dia molto molto calore, in modo tale da poterlo indossare quando sopra ho qualche poncho o qualche giacca un po' più leggera. Allora, lavorerò io i colori che ho scelto sono il blu e il lilla, ma voi potete fare diversi tipi di combinazioni. Abbiamo molti colori dell'acchiappasogni, abbiamo il nero, abbiamo il grigio scuro, il grigio chiaro, il rosa, che potete abbinare con il rosa. Se decidete di fare il rosa, potreste fare tono tu su tono usando il rosa del classico, oppure potreste usare proprio questo lilla. Se utilizzate il grigio, potreste utilizzare del classico il grigio se volete tono su tono, o anche il bianco in modo tale da renderlo un po' ancora più quel stile un po' più natalizio, quindi veramente vi potete sbizzarrire. Io se riesco farò qualche foto e ve lo metterò su Facebook per gli tipi di abbinamenti che o su Facebook o anche su Instagram, dove potreste fare diversi abbinamenti con appunto questi due colori. Allora, io ho montato 96 catenelle, lavorerò con l'uncinetto del numero
numero 6 almeno all'inizio, perché voglio che sotto, visto che lavoro due filati che sono sottili ma uniti insieme, sono abbastanza spessi, lavorerò con l'uncinetto del numero 6. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4, quindi mi raccomando, taglia M, se dovete andare a fare qualche aumento io direi che dovete aumentare almeno, scusate mi sono un attimo persa, eccomi, dovreste andare ad aumentare di almeno 4 motivi, tenendo presente appunto il multiplo di 8. Per una taglia L io direi anche 8-10 motivi, cercate un po' di capire quanto fa lo largo. Ricordate che noi partiamo dal basso, quindi dovete misurare o la circonferenza dei fianchi o la circonferenza del seno per capire appunto la parte che avete più larga e da lì montare le catenelle e raggiungere la larghezza che vi serve con il multiplo di 4. Detto ciò, possiamo andare a fare il giro, che poi è il giro che andremo a ripetere, però giustamente questo è il giro base, poi vi farò vedere il giro dopo, che è, come vi ho detto, il giro che andremo poi a sempre a ripetere. Allora, e vado a fare in questa maniera: realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Prendo i fili, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, prendo il filo, rientro, 2, prendo il filo, rientro, 3, ops, e di nuovo prendo il filo, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3. Prendo il filo, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso vi faccio vedere il giro che andremo sempre a ripetere. Allora, io vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3. Per chi non piace avere le 3 catenelle iniziali, può anche fare in un'altra maniera: fa una catenella, rientra nella maglia di base, fa una maglia bassa e si alza col filo e poi va a continuare a lavorare. Questo è per chi non ama fare le 3 catenelle. E ora aspetta, faccio anche la maglia alta dopo. Quando poi chiuderà la lavorazione, entrerà nel filo qui tirato e andrà a fare nella maglia bassa dove le piace, dove si trova di più, e andrà a fare di nuovo una catenella, una maglia bassa e tirerà il filo. Questo è per chi, ripeto, non ama che si vedano le 3 catenelle, quindi l'inizio, il fine, il giro. Per comodità io però adesso torno a fare le 3 catenelle, perché così è più facile vedere. Quindi faccio le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Prendo il filo, salto le altre maglie alte, vado direttamente dove ho la prima maglia alta del successivo gruppo di 3 maglie alte e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, ops, scusate, non sono entrata, eccomi, quindi 1, rientro, 2, rientro, rientro, 3 e ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1,
rientro 2, scusate il filo, rientro 3. Ancora prendo il filo e di nuovo vado nella prima maglia alta del gruppo di 3 maglie alte successivo e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Allora, questo è il giro che andremo sempre a ripetere, quindi avremo questa sorta di lavorazione in diagonale. Ricordatevi che dovete fare le 3 maglie alte entrando sempre nella prima delle 3 maglie alte del giro precedente. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto questo giro prima di arrivare a fare gli scalfi, quindi a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Ho ripetuto il mio giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi per 28 volte, però dal 24 giro fino al 24esimo fino al 28esimo giro ho cambiato l'uncinetto passando a lavorare con quello del 5 per avere la lavorazione un po' più stretta, perché sotto mi va bene com'era morbida, ma sopra la volevo un po' più stretta, quindi gli ultimi 4 giri li ho lavorati con l'uncinetto il numero 5 e continuerò a lavorare con il numero 5 anche sopra. Mi raccomando, questa è solo una cosa mia, voi potete anche continuare tranquillamente a lavorare con l'uncinetto del numero 6. Una volta fatto ciò, sono andata a mettere i miei marcatori e per mettere i miei marcatori io mi sono andata a contare i miei ventagli da 3 maglie alte e ne ho messi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avanti e 12 dietro, per un totale quindi nel mio caso di 24 ventagli. Mi raccomando, se voi avete un numero dispari, quello dispari va sempre sul davanti. E ho messo il marcatore quindi tra l'ultima e la prima dietro e tra la prima e l'ultima dietro, quindi 12 avanti, 12 dietro, e adesso possiamo andare a cambiare punto e a lavorare con giri molto più semplici, cioè anche questo è un giro semplicissimo, ma adesso faremo giri di maglie alte per non continuare a fare questa lavorazione. La voglio soltanto sotto e poi devo decidere se è la stessa che farò anche per le maniche, però devo ancora ben decidere un po' questa maglia che direzione prendere, perché in realtà ero partita che volevo smanicato, ora sto pensando di fare un tipo di maglia, però un tipo di maglia molto diversa, quindi sto ancora valutando un po' le cose da fare. Adesso comunque andiamo a farvi vi farò vedere come realizzare la parte dietro e la parte avanti. Adesso, come vi ho detto, vado a lavorare i giri di andata e ritorno sul davanti e andrò a fare una lavorazione molto semplice, perché andrò a fare 3 catenelle che sono in prima maglia alta, una maglia alta in ogni maglia alta, in questa maniera. Vedete, ora mi ritrovo nell'altro ventaglio e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo così per tutto il giro fino ad arrivare al marcatore successivo. Quindi non faccio altro che andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in maniera molto molto semplice, in questa maniera. Sono arrivata al secondo marcatore, vedete, terminando con una maglia alta prima del marcatore. Il marcatore sta tra i due ventagli della parte dietro e della parte avanti. Adesso mi giro con la lavorazione . Quindi mi ho girato il lavoro e adesso vado a fare il mio secondo giro, che è semplicissimo perché consiste nel realizzare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Bene, questo è il giro che andremo sempre a ripetere, solo che io nel giro successivo vi farò vedere che dividerò ancora la lavorazione per creare uno scollo a V sul davanti. Quindi adesso finisco il mio secondo giro, ma nel terzo giro vi farò vedere dove andrò a mettere il marcatore per poter creare il mio scollo a V. Non vado a fare diminuzioni, voglio soltanto separare le due parti, perché altrimenti poi lo scollo a V verrebbe troppo pronunciato e io non voglio questo, quindi andrò a mettere solo un marcatore e mi limiterò a lavorare da destra verso sinistra senza fare alcun tipo di diminuzione. Eccomi, io devo fare il terzo giro e come vi ho detto sono andata a mettere un marcatore giusto al centro del mio giro, mettendo 18 maglie da quest'altra parte e 18 maglie da quest'altra. Quindi andrò a lavorare adesso una maglia alta sopra ogni maglia alta, sempre per un totale di 18 maglie alte. Mi raccomando, chi si trova una maglia alta dispari, mette un marcatore
qui e un altro in qui, in modo tale da avere la maglia dispari sola e non la va a lavorare, lavorando le maglie uguali da questa parte e da quest'altra parte. Questo solo per chi ce l'ha dispari. Per chi come me ha un numero pari, allora divide. Io ne ho messi 18 da questa parte e 18 da quest'altra parte e andrò a lavorare separatamente le due parti, lavorando sempre 18 maglie alte, quindi senza diminuzione, e vi dirò alla fine quanti giri ho fatto per arrivare all'altezza delle spalle. Dietro non faremo la stessa cosa, lavoreremo tutto dritto e poi andremo a cucire normalmente le spalle, in modo tale, come abbiamo fatto un po' come il maglione Liberty, di avere questo scollo, però senza aver fatto senza però aver fatto nessuna diminuzione. Allora, ho ripetuto il giro per un totale di 9 volte, quindi 2 sono dritte e 7, cioè scusatemi, 2 sono intere e 7 sono separate. Dietro invece ho lavorato i 9 giri tutti insieme e poi sono andata a cucire le spalle. Per cucire le spalle io ho cucito per 13 maglie alte, lasciando le ultime 5 vuote. Stessa cosa da questo lato, ho cucito per 13 maglie lasciando le ultime 5 senza cucitura, in modo da avere questo scollo a V che aperto sul davanti. Adesso possiamo andare a fare quindi le nostre maniche. Per realizzare la nostra manica io ho deciso di lavorare sempre con l'uncinetto del numero 5 e di andare a fare lo stesso punto della maglia sotto, solo che non lavorerò unendo ancora la chiappa sogni con il classico, ma lavorerò insieme due fili del classico, quindi due lilla, in modo tale da dare alle maniche un unico colore ma ottenere sempre lo stesso spessore. E continuerò a lavorare con l'uncinetto numero 5 perché voglio una manica stretta, quindi non larga né troppo morbida. Mi piace comunque lavorare con il 5. Voi però potete continuare naturalmente a lavorare con il 6, alternare due fili invece di fare lilla come ho fatto io, fare entrambi sempre un lilla e una chiappa sogni, ma io invece preferisco lavorare con tutti e due lilla. Quindi per andare a fare la nostra manica io mi aggancio sempre qui sotto, dove ho, vedete, da questa parte le 3 maglie alte, da qui le 3 maglie alte, mi aggancio qui e di nuovo vado a fare le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta, quindi 1 2 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Prendo il filo, salto una maglia alta orizzontale e vado direttamente nella successiva e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, rientro 2, rientro 3, ancora salto una maglia alta orizzontale, entro nella seconda e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. Continuo così per tutto il mio primo giro, che poi è il giro che andremo sempre a ripetere. Vi farò sapere quanti gruppi di 3 maglie alte ho fatto per tutto lo scalfo e poi torneremo, vi farò rivedere di nuovo come fare il primo giro. Sto per terminare il mio primo giro, io ho un totale alla fine di 10 gruppi di 3 maglie alte, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima per terminare il mio giro e poi ricomincio da capo e vi faccio rivedere un attimo come abbiamo fatto per fare in modo che non si vedano le 3 catenelle. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa, mi alzo con il filo, rientro dentro e vado a fare le mie 2 maglie alte, 1 e 2, e poi vado a lavorare normalmente le mie 3 maglie alte nella prima maglia alta di ogni gruppo di 3 maglie alte. Quindi ritorniamo a lavorare come abbiamo lavorato in precedenza e continuiamo così. Alla fine vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare a fare la mia manica. Ho terminato la mia manica e io ho fatto un totale di 39 giri, quindi dall'inizio fino alla fine ho fatto 39 giri. Adesso andrò a fare la mia seconda manica e poi vi farò vedere come continuare e poi quindi come terminare la nostra maglia, perché manca ancora una piccola cosa da fare.
Per il collo, vedete, io ho rifinito facendo 3 giri di maglie alte, lavorando 2 fili insieme della chiappa sogni. Quindi se per le maniche abbiamo lavorato 2 fili insieme del classico, invece per alzare un po' il collo, io l'ho alzato veramente di poco, ho lavorato 3 giri di maglie alte, lavorando una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una maglia alta sopra le 5 maglie alte che avevo, una maglia alta dove ho la cucitura e una maglia alta sopra tutte le maglie alte dietro, una maglia alta sulla cucitura, 5 maglie alte che avevo lasciato libere, e ho ripetuto il giro di maglie alte per 3 volte lavorando, ripeto, la chiappa sogno a 2 fili. Quindi adesso la mia maglia è finalmente terminata.